Nuova tappa del nostro tour gastronomico alla scoperta delle prelibatezze della città metropolitana. Oggi, come potete vedere, ci troviamo nel cuore di Firenze e del suo centro storico. Andremo in giro alla scoperta di uno dei prodotti più tipici di Firenze, ovvero la ribollita. Scopriremo le differenze con la minestra di pane, la preparazione, gli ingredienti e tutti quei piccoli segreti di una delle ricette che arrivano dall'antichità e dalla tradizione fiorentina. La ribollita è uno dei piatti tipici della cucina toscana di origine contadina. La particolarità di questo piatto sta tutta nel suo nome, che evidenzia l'atto di far ribollire una seconda volta o più volte una zuppa preparata in anticipo. E proprio in questa lunga procedura sta la grande differenza rispetto alla classica minestra di pane. Una ricetta povera, quindi, realizzata con ingredienti semplici, quali pane raffermo, cavolo nero, fagioli e altre verdure, che variano a seconda della versione. Perché, come in tutte le ricette tramandate di generazione in generazione, famiglie e trattorie hanno portato avanti la propria tradizione in modo differente. E noi siamo andati a scoprire come si cucina oggi la ribollita in alcuni locali di Firenze. Ci troviamo in uno dei luoghi storici di Firenze, il mercato centrale, con Giacomo Trapani. Provengo appunto da una famiglia storica trippaia della fine dell'Ottocento del quartiere San Frediano. Tra i tuoi prodotti tipici c'è anche appunto la ribollita, una ribollita che viene un po' interpretata in diverse zone della Toscana in maniera diversa. Qui siamo a Firenze, com'è la tua ribollita? Direi l'è di molto buona, no, a parte questo, la ribollita è la ricetta di mia nonna Bambi, quindi è una ricetta che è molto lunga da farsi e viene usato i tre tipi di cavolo nero, cavolo verza e cappuccio, il pane rigorosamente toscano e secco, viene messo i porri, una base di porri perché viene fatto un soffritto con i porri, vengono messi i fagioli di cannellini. Viene messo delle spezie che sono un po' segrete, diciamo, della famiglia, e la cottura deve veramente ragionare, quindi ci vuole parecchio tempo. E secondo me, per quanto riguarda la mia famiglia, la nostra ribollita l'abbiamo sempre vista e considerata una ribollita densa, non a minestra, perché appunto se no una minestra in brodo di pane è totalmente diversa. Da noi in famiglia mia si chiamava di maghero, quindi senza il pane dentro, molto più liquida insomma. L'elemento principale della ribollita deve essere il cavolo nero, il cavolo verde e il cavolo cappuccio, che è la base, e i fagioli cannellini sono, diciamo, le basi della ribollita insieme al pane. Appunto si chiama ribollita perché, questo lo sanno tutti i toscani, i fiorentini in particolar modo, perché appunto viene ribollita con il pane che un tempo era raffermo. Adesso noi chiaramente non usiamo pane raffermo, usiamo pane fresco, tostato molto bene, tagliato finemente, tostato e poi messo dentro a ribollire. Uscendo dal mercato centrale, nell'omonima piazza tutti i locali propongono la ribollita nel proprio menù. Noi ci siamo fermati alla trattoria da Garibaldi per conoscere la loro versione. La ribollita è una zuppa tipicamente toscana che ha origine dalla campagna, perché quindi c'era un piatto forte che veniva ribollita, data ai contadini o a chi lavorava comunque la mattina per sostenersi durante il lavoro della giornata. Nasce da una semplice minestra di pane, quindi verdure, alle quali viene aggiunto il pane e ribollita, da cui il nome, il giorno successivo o comunque al momento di doverla mangiare. Gli ingredienti sono vari, diciamo, ciascun locale può avere un ingrediente anziché un altro e presentarla come la ricetta tradizionale. Qui da noi la ribollita, che si mangia esclusivamente nel periodo invernale, quando è presente il cavolo nero, è preparata semplicemente con un battuto di sedano, carota, cipolla, al quale vengono aggiunti porri e poi in proporzioni scelte da noi per esaltare più il cavolo nero, che secondo noi è la verdura che predomina in questa zuppa, cavolo nero, verza, bietola e verdure ed erbe varie. Viene fatto cuocere aggiungendo un po' di pomodoro, quindi c'è una quantità da dare un po' di colore, ma comunque non deve essere rossa e non deve risultare una predominanza del pomodoro. Viene fatta cuocere, noi aggiungiamo anche il timo. Timo che per noi è un'erba che si deve riconoscere dentro questa zuppa, tipica per noi.
E a quel punto, durante questa lunga cottura, che dipende sia dal cavolo nero come viene trovato, perché quando ha preso la gelata è più tenero, sia dalla bietola, se è una bietolina, quindi la costola è più tenera, se è una bietola a costa grande richiede più tempo. Durante questa fase qui, appunto, noi verifichiamo se le verdure sono pronte, aggiungiamo il pane, anzi aggiungiamo i fagioli che abbiamo precedentemente lessati, in parte interi e in parte a purea. Aggiustiamo di sale e pepe, uniamo a quel punto il pane, facciamo riposare perché il pane deve praticamente assorbire tutti i liquidi di questo minestrone. E a quel punto poi viene, con la frusta, viene spappata, quindi diventa tipo una pappa, e viene fatta ribollire. Dopodiché rimane ferma al momento di servirla, e qui si può aprire una bella parentesi, il giorno dopo, due giorni dopo, eccetera. È una zuppa comunque che non può essere preparata all'ultimo minuto, perché richiede un'operazione di cottura lunga e dei passaggi che richiedono appunto del tempo. Passeggiando per le viuzze del quartiere di San Lorenzo, entriamo nell'osteria Cipolla Rossa, in via dei Conti. Allora Riccardo, parliamo della differenza intanto tra minestra di pane e ribollita, perché magari noi in Toscana la conosciamo, però chi viene da fuori non conosce la differenza tra minestra di pane e ribollita. La minestra di pane è il brodo, la zuppa della ribollita col pane dentro e basta, è mangiata al momento. La ribollita si prende la minestra di pane, possibilmente fatta il giorno prima, e si risalta in padella o nel tegame. Quella è la ribollita. Quanto dura la procedura per avere una vera ribollita? È lunga, ci fa un bel minestrone con un bel fondo di cipolla, pomodoro, poi fagioli, patate, cavolo nero, sedano, carote. Si fa cuocere tanto, 2-3 ore abbondantemente. Deve venire un bel brodo bello cremoso. Poi si mette in una ciotola, possibilmente di un tegame di terra cotta, si mette il pane tostato, tagliato molto molto fine, c'è chi lo aglia e c'è chi non lo aglia. Si ricopre il tutto a strati pane e brodo e si lascia lì un paio d'ore prima di mangiarlo. Quella è la minestra di pane. Poi il giorno dopo si ricuoce, si fa ribollire in padella o altro tegame. Quella è la ribollita, per cui è abbastanza laboriosa, però... Ecco, la faccia dice tutto, insomma, è uno dei prodotti più tipici del territorio. Ecco, per quanto riguarda voi, senza stare poi a svelare i segreti, no, dello chef, ma ci avete qualche cosa di particolare oppure vi attenete alla ricetta classica? La classica ricetta della ribollita, classicissima proprio. Va più tra gli italiani o tra i turisti stranieri? I turisti stranieri l'assaggiano, però la consistenza che ha a loro tante volte non gli dà fastidio, preferiscono il minestrone, perché noi conosciamo che è pane, ma loro a volte la consistenza gli dà noia. Pochi passi ancora per arrivare in piazza di Madonna degli Aldobrandini, all'ombra della cupola della Basilica di San Lorenzo, per fare la conoscenza di Leonardo della trattoria Lo Stracotto e per conoscere la sua versione della ribollita e cosa la differenzia dalla minestra di pane. Semplicemente che la minestra di pane è, diciamo, il prima, poi teoricamente il giorno dopo si rimette sul fuoco l'olio e si fa ribollire. Alla fine è questo la vera differenza, ecco, non si differenzia per altro, ecco, poi alla fine è la solita cosa. E la particolarità che c'è a Firenze è che dentro ci deve essere il cavolo nero, ecco, la cosa principale. Poi gli ingredienti erano a seconda di un po' cosa ci avevano i contadini, quindi se c'era le zucchine, c'era le zucchine, se no le carote, le cipolle, e il pane, ovviamente, perché il pane ci doveva essere. E poi, per dargli un po' di forza, c'è chi ci metteva o l'osso di prosciutto, o la cotenna, o... per dargli un po' più di consistenza, ecco. Però alla fine veniva fatta con le verdure che c'erano nel periodo. Poi dopo, quando dopo la scoperta media, ci hanno iniziato a mettere il pomodoro, magari, prima non c'era. Però ecco la cosa principale, il pane, il cavolo nero e le verdure che avevano. E il giorno dopo veniva ribollita, veniva fatta prima la minestra di pane, e poi quella che avanzava si ribolliva e...
Ecco, quanto ci vuole per fare una ribollita? Tanto, 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 perché vanno fatti cuocere i fagioli, e fagioli ci vuole tanto per cuocere. E poi vanno cotte tutte le verdure a parte, poi il pane va fatto ammollare nella minestra, e va spezzato, diciamo, va fatto unire tutto insieme e poi va ribollito. Per ribollirlo da freddo ci vuole tanto tempo, soprattutto su grosse quantità, e, insomma, è un lavoro, ci vuole una giornata tutta, ecco. L'ultima tappa del nostro tour è in via del Melarancio per scoprire la ribollita secondo il ristorante Lorenzo De Medici. Stando in diversi locali ho migliorato la procedura di come lo faccio io. Però, come tutti i cuochi, la ribollita, ognuno ha la tecnica diversa. La ricetta è composta da fare tostare il pane. Più il pane è duro, meglio è. Poi viene unto, ovvero aglio, olio, molto semplice. Viene messo poi a contatto col pane, che lo rende molto saporito. E poi, da parte, mettiamo un semplice pentolone di verdure. Anche quello, la zuppa è molto meglio, zuppa di verdure. Dopo aver tostato e messo a contatto con l'olio, aglio, si mette tutto assieme. Da lì viene fatto, diciamo, bollire.